Tanto non commento un'indiscrezione uscita sui giornali. No, non è un'indiscrezione, dico, no, è ufficiale. Dico se quello su che tutti... penso io su questo tema. Allora, andiamo e mettiamo le cose con ordine. Il risultato nelle due regionali ha dato la vittoria ai due candidati del Partito Democratico e questo è fuori discussione. Credo che sia in ordine il quinto risultato utile consecutivo nelle elezioni regionali, che sposta molto quindi l'asse dei governi territoriali verso il Partito Democratico. Partito Democratico... Anche se l'Emilia, diciamo che sarebbe stato clamoroso... Sì, però la Calabria è stata, Calabria, certo. Naturalmente. Secondo luogo abbiamo vinto con due persone di rilievo e di esperienza che vengono entrambi dall'esperienza politica, prevalentemente di partito l'uno, molto parlamentare, e poi alla presidenza della provincia di Cosenza l'altro. Terzo, il risultato per le liste del PD in percentuale buono, sia giù che in Emilia, il dato dell'astensione effettivamente grande in Emilia-Romagna, leggermente un pochino più contenuto in Calabria, perché bisogna guardare con attenzione tutte le due questioni. E allora il problema che si concentra sull'astensione, secondo me, va affrontato in questo modo. Primo, riconoscerlo. Anche perché se tutti ne parlano si vede che il dato ha colpito molto. Secondo, ricondurlo anche e prevalentemente alle sue cause territoriali, perché sono elezioni regionali e questo non possiamo scordarcelo. E d'altra parte in Emilia-Romagna abbiamo avuto una vicenda che ha portato le dimissioni di un governatore molto amato e rispettato come Vasco Errani e soprattutto durante la campagna elettorale negli ultimi giorni il rinvio a giudizio credo di 41 consiglieri regionali di quel consiglio regionale, quindi in una regione dove c'è grande sensibilità verso la correttezza dei comportamenti della classe politica amministrativa è qualcosa che ha pesato. Poi naturalmente di fronte a un dato come questo in Emilia-Romagna ci può essere anche un ritorno in un contesto nazionale, questo io penso che vada vista con attenzione, perché i flussi elettorali sono quelli, sulla base delle prime proiezioni dei flussi, che debbono fare riflettere. È vero che il Partito Democratico perde quasi 700.000 voti rispetto all'ultima elezione, non sono elezioni, diciamo, omogenee, quindi questo va detto subito con chiarezza. Che cosa mi ha colpito? Che il Partito Democratico... nei voti che perde in assoluto rispetto a un altro tipo di elezione, quindi lo ribadisco, non è tributario verso altri partiti in maniera significativa. Cioè quello che perde, per capirci, alla sua sinistra o verso la Lega è poco, in tutto credo 40.000 voti. Il problema è che il voto che non va al PD si rifugia nell'astensione. E c'è un altro elemento, e questo secondo me è ancora più significativo. Quindi sbaglia Renzi a minimizzare adesso il dato dell'astensione. Mi faccia dire questo secondo passaggio che è forse ancora più importante. Noi non prendiamo voti da altri. Cioè nei flussi elettorali emiliani, da Forza Italia prendiamo, rispetto alle ultime elezioni, pare 10.000 voti. Cioè nulla. Allora perché, dov'è il problema? Che se tu perdi verso l'astensione, con le ragioni che riguarda l'astensione, tu hai il dovere di porti il problema di come recuperare questo voto, perché se non sfondi da un'altra parte perché probabilmente lo avevi già fatto rispetto alle elezioni europee e perdi il voto di una parte dei tuoi, è evidente che ti devi porre il problema del perché i tuoi non hanno votato. E qui ci sono condizioni regionali, ho già detto, riguarda tutto lo schieramento politico, non riguarda solo una parte, ma c'è naturalmente un problema che interroga il Partito Democratico che deve saperlo affrontare con grande lucidità e anche con grande determinazione. Che significa questo? Anche significa convocare una direzione, un congresso? No, la direzione è stata già fissata, adesso congresso non è che facciamo congressi no, ogni giorno. Ci sono anche queste... La direzione è stata già fissata per lunedì, si esaminerà il voto, io credo che questo tema vada posto, ripeto, con... la serenità con la quale io ne sto parlando, perché una grande forza politica nazionale, così come giustamente dice, abbiamo vinto in 4-5 regioni, in tutte le elezioni amministrative, e il voto locale, quando si ripete, ha una valenza nazionale, di fronte a fatti così importanti che riguardano una regione per noi così decisiva, è giusto che lo si affronti con serenità, ma si vada un po' al cuore del problema. Poi vedremo quanta serenità c'è nel Partito Democratico.